Tanti soldi spesi dalla Camera dei Deputati per custodire volumi e pubblicazioni. Peccato che poi tutto sia andato a bagno. Un enorme capannone di centinaia di metri quadri alla periferia di Roma, a pochi metri dal Tevere, in affitto per 800.000 euro l'anno, per ospitare decine di migliaia di libri, documenti, schede elettorali, collezioni di giornali italiani ed esteri e anche mobili preziosi della Camera dei Deputati che non possono trovare posto a Montecitorio. Peccato che l'alluvione di un anno e mezzo fa ne abbia danneggiato in modo irreversibile la gran parte. Più di 40.000 libri sono finiti al macero, 27.000 verranno restaurati. Tutto questo è venuto alla luce quando Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle, ha denunciato la vicenda con un ordine del giorno durante le votazioni sul bilancio della Camera, nel quale chiedeva di sistemare altrove, a titolo gratuito, libri e documenti. E l'Assemblea ha dato il via libera. Non solo abbiamo scoperto e denunciato questo scandalo, ma abbiamo anche fatto approvare le soluzioni. I beni della Camera dovranno essere spostati in un'area del demanio pubblico e la mobilia inutilizzata ma di pregio pronta alla scuola pubblica. I tecnici e l'amministrazione della Camera hanno minimizzato l'accaduto, ma rispondendo ad una lettera di Fraccaro che chiedeva spiegazioni, hanno chiarito che i lavori di asciugatura e disinfestazione hanno riguardato 1.450 metri lineari di materiale, pari a circa 27.000 volumi. Ma c'è un'assicurazione che dovrebbe risarcire i danni, poco meno di 300.000 euro.